Benvenuti a una nuova trasmissione del Punto, come sempre approfondimento politico, soprattutto amministrativo, per quanto riguarda l'Assemblea legislativa dell'Umbria e quindi la Regione Umbria. Conosciamo gli ospiti di questa puntata, a cominciare da Francesca Peppucci della Lega, che è anche Salve. presidente della Commissione per la verifica delle condizioni di inquinamento dell'area ternana e del Narnese. E salutiamo Michele Bettarelli del Partito Democratico, che è vicepresidente della terza commissione. Allora, cominciamo da Francesca Peppucci, come sempre facciamo ad inizio delle nostre trasmissioni, soprattutto delle ultime settimane, per leggere un po' la situazione sanitaria, ma anche economico-occupazionale. Per quanto riguarda l'emergenza Covid-19, a partire dalla fase 1, poi fase 2 ed ora in fase 3. Allora, Peppucci, come possiamo definire questo momento dell'emergenza pandemia? Sicuramente una situazione più di calma rispetto a quando ci siamo trovati ad affrontare questa emergenza. Siamo entrati in questa amministrazione regionale, abbiamo preso alla guida una macchina che era stata guidata per 50 anni dallo stesso pilota, quindi gestire in maniera efficiente ed efficace questa emergenza sanitaria sicuramente non era scontato, non è stato facile. Nonostante questo, lo dico anche con molta soddisfazione, a seguito comunque di questa fase difficile per il territorio umbro, la Presidente Tesei è stata riconosciuta tra i governatori più apprezzati d'Italia, quindi per noi questo sicuramente è un motivo di grande orgoglio. Come dicevo, non era scontato saper gestire questa situazione. Già dall'inizio, quando ci siamo resi conto della situazione che c'era nel nord Italia, quindi nella difficoltà della gestione dei malati e poi successivamente delle persone che venivano a mancare, la Presidente Tesei, così insieme alla Giunta, si sono mossi in maniera tempestiva, andando anche ad individuare le varie strutture per la gestione dell'emergenza, così classificando strutture interamente dedicate alla gestione dei malati Covid, quelle dedicate in maniera parziale ai malati Covid, le strutture, se così vogliamo dire, pulite. Ecco, un lavoro importante che però ad oggi possiamo dire anche ai risultati, in base ai risultati che ci sono stati, ha portato sicuramente i suoi frutti. Allora, abbiamo parlato con Francesca Peppucci della prima fase della gestione della prima emergenza. Andiamo da Michele Bettarelli, poi entriamo nella fase 2 e poi anche nella fase 3 per leggere anche le conseguenze, no? Al di là di quelle sanitarie, anche economiche e soprattutto occupazionali. Bettarelli, fermiamoci alla prima fase. Sì, la prima fase, come dire, che ormai per fortuna insomma, è volta al termine, è giunta al termine, credo che abbia dato, almeno a livello numerico, dei risultati soddisfacenti. Siamo stati fra le prime regioni d'Italia ad avere un tasso molto basso di contagiati e quindi credo che sia grazie soprattutto al senso di responsabilità dei nostri tanti concittadini, dei tanti operatori, ad un sistema sanitario comunque molto ben strutturato negli anni, credo che i risultati che si sono raggiunti siano indubbiamente, insomma, i numeri lo dicono, siano stati soddisfacenti. E da un punto di vista sempre sanitario, ora però, diciamo, partendo da quei dati bisogna guardare assolutamente avanti e credo che quindi i servizi a cui i nostri concittadini hanno diritto, che sono stati giustamente sospesi in tempo di prima fase di pandemia, vadano ripristinati al più presto. E da questo punto di vista non sono molto d'accordo con la collega consigliera, credo che un po', come dire, io ho fatto anche recentemente un post, i sondaggi cozzano con quello che invece è la piazza, insomma,
è uscito l'altro giorno un sondaggio, io ci ho fatto anche un post specifico con una piazza lo stesso giorno piena di associazioni di lavoratori di categoria del mondo sanitario, quindi problemi con i CUP, problemi con la possibilità di realizzare visite presso le strutture pubbliche, in realtà un forte già in questa prima fase spostamento verso una privatizzazione, comunque certe convenzioni vengono fatte con il privato a fronte del fatto che invece si cerca, a mio avviso, di non far ripartire a pieno organico il settore pubblico. Questo stava sulle linee programmatiche di questa amministrazione Tesei, modello Lombardia. Io credo che, ecco, da questo dovremmo velocemente scostarci. Allora, rimaniamo ancora quindi in questa prima fase, rimaniamo nel post-lockdown. Francesca Peppucci diceva e sottolineava Bettarelli delle richieste, no? Che arrivano anche dal mondo sanitario per la gestione della prima fase, diciamo medici, infermieri, tutti gli operatori sanitari sono stati giustamente esaltati per il loro lavoro, per il loro grandissimo lavoro. Ecco, fermiamoci in questa fase. La risposta agli operatori, a quelli che hanno gestito direttamente all'interno delle strutture l'emergenza, quella diciamo più grave e numericamente più grande. Sicuramente agli operatori sanitari va riconosciuto il grandissimo lavoro che hanno fatto in questa fase. Oltre al grandissimo senso di responsabilità dei cittadini umbri, anche delle buone scelte che ha adottato la Giunta regionale, comunque c'è un chiaro ed evidente ottimo lavoro che è stato fatto dagli operatori sanitari. Da subito noi abbiamo percorso la strada affinché agli operatori sanitari comunque venisse riconosciuto venisse dato proprio un riconoscimento a quegli operatori che si erano fatti diciamo le spalle larghe, avevano lavorato molto in questo periodo sia a livello regionale che riproposto anche a livello nazionale. Ricollegandomi a quanto diceva giustamente prima, anche in riferimento comunque alla questione economica, perché se in un primo momento noi ci trovavamo in una fase difficile dove le persone morivano, ci siamo trovati subito dopo in una fase in cui le persone, le famiglie avevano difficoltà ad andare avanti, ad affrontare il quotidiano. La situazione in Umbria è chiara a tutti, già nel 2008 sia a livello nazionale comunque sia avevamo subito una importante crisi, successivamente nel 2016 abbiamo avuto il sisma che ha colpito il centro Italia, stavamo ripartendo e purtroppo si è verificato un altro evento sulla nostra regione ed anche per questo c'è stata subito una mobilitazione da parte della giunta regionale e della presidente Tesei, anche dell'assessore Fioroni, che hanno rivisto e rimodulato i vari fondi andando incontro alle necessità delle aziende. Faccio qualche esempio: il Restart, che ha avuto un grandissimo successo, dove tante persone, tante aziende hanno aderito e partecipato, oppure il Bridge to Digital, insomma c'è stata chiaramente subito una mobilitazione. Ci torniamo e approfondiamo, vado da Bettarelli perché entriamo quindi in quest'altra fase, no? La domanda è secca, Bettarelli. Fosse stato il centrosinistra la guida della Regione Umbria, quali sarebbero state le priorità diverse rispetto a quelle su cui si è basata invece la Giunta Tesei? Nella primissima fase evidentemente le priorità sono la vita delle persone, quindi sì, la salute, certo. Ovviamente, e subito a seguire quindi il riconoscimento non solo dei diritti ma anche delle premialità, dei riconoscimenti a tutti coloro che si sono impegnati giustamente sul fronte in prima persona. Quindi avrei io personalmente, insomma, come centrosinistra, avrei cercato di portare avanti una politica non solo volta alla critica del governo e dell'Europa,
che ci sta ed è legittima, ma in termini di sollecitazione e di proposta, quanto piuttosto avrei messo le mani al bilancio della Regione e avrei messo le mani, faccio un esempio per capirci, non aspettando i fondi trasferiti dal governo per premiare tutti gli operatori del mondo sanitario, avrei messo le mani su fondi regionali, così come ce l'avrei messe, come hanno fatto altre regioni, per ringraziare realmente gli specializzandi, ad esempio, che invece abbiamo ascoltato in commissione, non hanno ricevuto alcunché, hanno ricevuto solo la parte, diciamo, suppletiva e di rischio relativa al loro lavoro. E quindi successivamente mi sarei ovviamente parallelamente mosso anche su ambiti economici, in maniera però coordinata e condividendo le azioni da svolgere in una fase così emergenziale, intanto con l'opposizione, cosa che noi abbiamo elemosinato, e non uso un termine eccessivo, ma è la realtà. Noi abbiamo chiesto in tutte le lingue, ci mancava l'arabo, il cinese, poi credo che le lingue le abbiamo usate tutte, per chiedere un incontro almeno dei capigruppo, alla Presidente, alla Giunta, per proporre, per dare un contributo. Non è stato possibile. E successivamente l'avrei fatto insieme alle tante associazioni di categorie, sindacali, condividendo le cose e le priorità da darsi. A mio avviso in questa fase, che ormai si è conclusa per fortuna, è mancata totalmente una fase di partecipazione e di ascolto, pur capendo, e ci mancherebbe, che nell'emergenza le decisioni vanno prese in fretta, ma evidentemente, e poi non so se ci rientreremo, l'esempio su tutti è proprio quello del potenziamento della rete ospedaliera, in cui si spendono 26 milioni senza partecipare con nessuno sostanzialmente. Allora, Francesca Peppucci, riparto da questa sottolineatura di Bettarelli. Lui dice: è mancata la partecipazione e l'ascolto nella fase, a partire dalle opposizioni, dalla minoranza in Consiglio regionale, ma anche dall'ascolto di associazioni di categoria e comunque soggetti che ogni giorno, insomma, vivono anche, no, le problematiche, l'economia, possiamo dire, dell'Umbria. È così? Ma assolutamente no. Allora, se da un lato, io dico sempre, si può sempre migliorare, Non metto un limite in questo, ma da qui a dire che non è stato fatto nulla, non è stato dato alcun tipo di ascolto, anzi voglio sottolineare proprio che in fase di emergenza sanitaria, in terza commissione, e lo sa bene il mio collega Bettarelli, che siamo entrambi commissari della terza commissione permanente sanità e servizi sociali, c'è stata un'importante audizione del direttore alla sanità Claudio Dario, proprio per rispondere alle tante domande che venivano poste dall'opposizione. Quindi è stata fatta addirittura in quel caso una commissione ed una seduta ad hoc. Siamo andati incontro, penso come maggioranza, anche come singoli consiglieri, alle esigenze e alle necessità, spunti, proposte che avevano la opposizione. Quindi, diciamo, dire che non c'è stato un confronto o che sia, mi sembra in una qualche maniera esagerato, considerando che comunque ci troviamo sempre in una condizione di emergenza sanitaria. Quindi se noi consiglieri regionali comunque siamo stati impegnati, da riconoscere anche i tanti impegni che avevano in quei giorni non solamente la nostra governatrice, ma tutti i governatori d'Italia, insomma. Allora, io direi di entrare in una fase che è quella poi del dopo Covid, speriamo davvero, tutti ce l'auguriamo, sia così, che in autunno insomma ci lasci liberi da ogni preoccupazione, e che l'autunno invece le preoccupazioni, almeno a quanto si riesce a capire o a immaginare, ci siano dal punto di vista economico e quindi occupazionale, perché arriveranno probabilmente lì le conseguenze, no, di questo periodo difficile a livello mondiale, chiaramente non solo per l'Italia, ma l'Italia è uno dei paesi che sconterà di più questa situazione. Bettarelli, come lo immagina quest'autunno? E qual è la sua prima proposta alla maggioranza? Purtroppo non lo immagino in maniera rosea, nel senso che la crisi, già che insomma in Italia tutto sommato
era latente, ovviamente è molto molto accelerata ed è abbastanza, come dire, preoccupante la situazione che ci troviamo a vivere. Io quindi mi auguro che la Regione, ripeto, insieme al Governo e all'Europa, per cui determinati fondi sono assolutamente indispensabili ed è controproducente andare in Parlamento europeo e votare contro l'emanazione di determinati fondi, è controproducente fare un'opposizione fine a se stessa, quindi essendo propositivo io mi auguro che la nostra Regione sappia investire bene le risorse del proprio bilancio, non facendo delle rimodulazioni semplicistiche cercando solo di tamponare, ma dia una prospettiva seria ed una prospettiva reale attraverso i tanti strumenti che comunque di cui una Regione può disporre, perché credo che tutto sommato il Governo con ritardi, e lo sottolineo un'altra volta, alcune cose le stia facendo, penso insomma ai vari incentivi al 110%, ai vari recuperi, con dei ritardi, lo risottolineo ancora, ma tante cose le sta facendo, e io credo che anche la nostra Regione debba muoversi, perché pensare ad esempio, faccio alcuni piccoli esempi, alcuni bonus legati al turismo, siamo alla metà di luglio, cioè ha senso nella misura in cui si vuole far venire gente in Umbria. Pensare ad un bando come quello che diceva la collega Francesca, Restart, pensarlo in un determinato modo e poi emetterlo, e così come gli avevano detto le tante associazioni di categoria, accorgersi che la copertura per le circa 5.000 imprese che hanno fatto domanda di accesso al credito, perché è evidente che le imprese hanno bisogno di accedere al credito in maniera semplice ed agevolata, e leggere che ad oggi sono finanziate circa 900 domande su 5.000, un tema lo pone se quella misura era centrata. E concludo con lo stesso esempio, se scorrete quella graduatoria, ho avuto modo di scorrerla, indipendentemente dai nomi che non mi interessano, e alle prime posizioni ci sono qualche decina di imprese che risultano al 100%, cioè vuol dire che hanno fatturato zero, sostanzialmente zero, nei primi quattro mesi dell'anno 2020 rispetto al 2019. E mi chiedo, gennaio-febbraio il Covid ancora sostanzialmente in Italia non c'era, quindi ha senso strutturare un bando in cui si vanno a finanziare aziende, se quello era il fine di quel bando, che hanno un rapporto di zero fra il fatturato del primo quadrimestre 2020 e del 2019, cioè le misure vanno, e concludo davvero, le misure vanno strutturate e concordate con le associazioni, era questo a cui mi riferivo prima. Allora, Peppucci, che autunno sarà? Sarà un autunno importante, ci aspettano davanti delle sfide sicuramente. In primis quella economica che già stiamo affrontando. Una fase complessa, il mio augurio, l'augurio di tutti, chiaramente l'auspicio è quello che, come era stato detto anche mesi fa, la possibilità, no? C'era la possibilità che il virus si ripresenti nuovamente. Chiaramente in un'ottica del genere credo che la nostra Regione già penalizzata, già tormentata dagli eventi del passato, con quest'ulteriore pandemia, un'ulteriore fase in cui l'emergenza sanitaria si ripresenti, ecco, credo che ci metterebbe in seria difficoltà, ma noi chiaramente siamo pronti. È stata strutturata appunto tutte le misure affinché in una qualsiasi evenienza siamo pronti a prevenire e a far fronte, diciamo, alle varie necessità che si verificheranno. Quindi chiaramente stiamo attenti e cercheremo appunto con questa attenzione, stando pronti, a rispondere in maniera tempestiva a quelli che saranno gli eventi che si andranno appunto a verificare. Allora, riparto da lei, poi andiamo da Bettarelli. Stato approvato il piano di potenziamento della rete ospedaliera nell'ultima seduta del Consiglio regionale conseguente all'emergenza Covid-19. È stato approvato a maggioranza con i voti favorevoli chiaramente della maggioranza e invece il voto contrario
dell'opposizione. Diciamo uno dei motivi del contendere su cui la minoranza aveva presentato anche un emendamento bocciato era ormai il famoso ospedale da campo. Però al di là di questo, insomma, Francesca Peppucci, cerchiamo di riassumere in un minuto questa decisione e questo passaggio. Un minuto, chiaramente, allora, poi sono due. Un minuto è impegnativo. È allora, io faccio un quadro. In Umbria, nella fase pre-emergenza, avevamo un numero di 69 posti di terapia intensiva. Cosa significa? Significa che nel caso in cui si fosse verificato un evento catastrofale in cui, ipotizziamo, 50 persone avessero avuto la necessità, 50 persone, di terapia intensiva, in Umbria il sistema sarebbe andato in tilt, anche perché di queste 69, 11 erano dedicate alla cardiochirurgia. Quindi, effettivamente, un potenziamento della rete ospedaliera in termini di posti di terapia intensiva e subintensiva era chiaramente necessario nella nostra regione. Apro una parentesi, è stato approvato proprio l'altro giorno, con i voti sia della maggioranza che dell'opposizione, un ordine del giorno che io avevo presentato e poi è stato comunque condiviso insieme ai colleghi dell'opposizione, che fa riferimento all'ospedale di Pantalla. L'ospedale di Pantalla, la struttura che è stata dedicata interamente alla gestione del Covid, una struttura nuova perché è stata inaugurata nel 2011 con risorse pubbliche, parliamo di circa 50 milioni di euro, una struttura che ha la necessità di essere potenziata. L'assessore Coletto, in questa fase di potenziamento della rete ospedaliera in Umbria, ha chiesto al governo di poter prevedere posti di terapia intensiva a Pantalla, anche riconoscendo il lavoro importante che è stato fatto dal presidio e dagli operatori sanitari. Purtroppo il governo ci ha risposto di no, essenzialmente, perché i posti di terapia intensiva potevano essere previsti solo nelle strutture che già prima dell'emergenza avevano posti di terapia intensiva, quindi andando ad escludere chiaramente Pantalla. C'è stata una intenzione unanime da parte del Consiglio regionale che va nella direzione di dire: vogliamo che comunque questo ospedale venga potenziato, chiediamo all'assessore Coletto di continuare a confrontarsi con il governo affinché appunto la struttura di Pantalla, che ha saputo gestire egregiamente questa emergenza, venga in una qualche maniera valorizzata. Allora, Bettarelli, abbiamo più di due minuti, così ristabiliamo anche i tempi con il consigliere Peppucci. Allora, voi avevate presentato questo emendamento che riguardava proprio l'esclusione dell'ospedale da campo a Bastia, sì. Umbria Fiere, nello spazio, diciamo, di Umbria Fiere e Bastia Umbra. È stato bocciato, però nel complesso questa, diciamo, questo piano di potenziamento, come lo giudicate? Nel complesso, nel momento in cui c'è la possibilità, grazie sostanzialmente per la gran parte, insomma parliamo di 24 milioni e oltre del governo, arrivano risorse per finanziare appunto terapia intensiva, subintensiva e nonché le diciamo, infrastrutture legate al pronto soccorso, credo che siano soldi benedetti che arrivano dal governo, quindi in linea di massima ovviamente è indispensabile presentare le proposte della regione e mettersi nelle condizioni di essere finanziati. Quindi io sono stato fra l'altro anche in commissione, quello che di questo piano non ho condiviso, lo accennavo prima, è stata la totale mancanza, come ci ha confermato il direttore Dario, di partecipazione con le persone, con i soggetti, con le aziende che la sanità la vivono quotidianamente, con gli operatori, con le associazioni sindacali, con i primari, perché poteva essere strutturato in maniera diversa anche in tempi celeri, ma al di là della forma, nella sostanza, come giustamente chiedevi, credo che poteva essere fatto meglio, nel senso che
ad esempio la Regione, a fronte di, ripeto, oltre 24 milioni che riceve dal governo, ne mette 1,8 milioni. Secondo me i 3 milioni che non sono risorse regionali, ma comunque insomma, fanno parte di un progetto, di 3 milioni dell'ospedale da campo, in questa fase, per fortuna, ma l'avevamo detto anche in tempi non sospetti, sembrano essere superati. Quindi, e cerco di concludere brevemente, se la necessità era quella di veramente investire su un ospedale, così come è stato ribadito a parole, come quello di Pantalla, e che finanziamenti non è stato possibile riceverli dal governo perché non aveva i livelli di DEA pre-Covid appunto adeguati, io mi chiedo allora se l'ospedale di Pantalla è buono come Covid Hospital, deve essere buono, se questa è la volontà detta verbalmente da questa amministrazione regionale, anche per un suo potenziamento. Quindi il 1,8 milioni ad esempio che la Regione mette poteva investirlo su Pantalla, i 3 milioni dell'ospedale da campo superato, a mio avviso, potevano essere investiti su quella struttura se veramente il disegno era quello di un potenziamento complessivo della rete ospedaliera in Umbria. Quindi, io ripeto, noi abbiamo votato contro sia in commissione che in consiglio, mentre abbiamo votato all'unanimità diciamo la risoluzione che prevedeva appunto di investire risorse e di sollecitare il governo affinché eventuali finanziamenti fossero destinati a quella struttura. Allora, come vedete abbiamo 2 minuti, volevo farvi soltanto la domanda, insomma, volevo parlare di un argomento che sta a cuore a tutte e due, sia a Bettarelli sia a Francesca Peppucci, che è quello della ceramica, del settore della ceramica, giudicato e definito giustamente un'eccellenza. Stiamo registrando questa trasmissione, oggi è giovedì 9 luglio e nel pomeriggio ci sarà proprio a Deruta un'audizione con gli operatori del settore in un incontro congiunto tra seconda e terza commissione. Bettarelli, la ceramica che riguarda Deruta ma riguarda anche altri territori dell'Umbria, anche il territorio da dove lei arriva, insomma, che è quello del Tifernate, di Città di Castello, di quell'area, insomma, si riuscirà insieme, in questo caso maggioranza e opposizione, a salvaguardare questa eccellenza? 30 secondi per dire che sono sicuro che è possibile. Io ho presentato una mozione, l'ho messa a disposizione dell'Aula, la collega Francesca ha sollecitato la visita al Museo della Ceramica, credo che sia l'occasione per parlare insieme agli amministratori, che sono di destra e di sinistra, non è questo l'importante, alle associazioni, ai consiglieri, di appunto quindi visitare una realtà importante come il museo, di capire che cosa c'è da migliorare rispetto ad una mozione che ho presentato ma che è a disposizione dell'Aula e della Commissione, proprio per dare un supporto tangibile e reale. Peppucci. Se in un primo momento la mia richiesta di rinvio in commissione della mozione che faceva riferimento alla ceramica poteva sembrare un modo per non portarla avanti o per fermarla, credo che il consigliere Bettarelli abbia ben capito invece successivamente le mie intenzioni, cioè cercare di approfondire il tema, andare incontro alle esigenze degli amministratori e delle aziende della ceramica duramente colpite, ulteriormente colpite dall'emergenza derivante da coronavirus, e quindi in un ascolto formulare delle proposte ancora più idonee e vicine a quelle che sono le esigenze del territorio. Abbiamo sentito anche un segnale che è stato un po' anche a sorpresa di questo tempo concluso con voi. Avrei voluto parlare anche di trasporti, ad esempio, come pure di un altro atto approvato in assemblea legislativa in settimana, che era quello delle modifiche al sistema regionale di istruzione e formazione professionale, ma il tempo purtroppo non ce l'ha permesso, sarà per il prossimo incontro. Grazie. Al consigliere Michele Bettarelli del Partito Democratico e vicepresidente della terza commissione, e a Francesca Peppucci della Lega, che è presidente della commissione per la verifica delle condizioni di inquinamento dell'area ternana del Narnese. Anche questo era un tema ambientale da affrontare, lo faremo. Bettarelli è il mio vicepresidente. Ah, quindi ecco, questo non avevo, mi ero fermato soltanto alla vicepresidenza della terza commissione, quindi mettiamo anche vicepresidente in questo. Allora, la prossima volta sicuramente parleremo anche di ambiente. Grazie per averci seguito, ci vediamo la prossima settimana, arrivederci.